Ci siamo, ragazzi! Innistrad Midnight Hunt è tra noi. Fra poco è tra noi. Sarà il nuovo set di Magic the Gathering che uscirà a settembre e sarà importantissimo in quanto sarà la rotazione del formato standard. Quindi tutti i set come Eldraine, Kaldheim usciranno dal formato e questo andrà a sostituirli. Per chi non conoscesse il piano Innistrad, un piano a me che piace molto anche perché comunque mantiene questo stile dark con creature della notte, di solito vampiri, zombie, lupi mannari, eccetera, ma se notate dai colori comunque mantiene una colorazione molto vivace, quindi è molto magic moderno come art. E per tutti quelli che dicono che le art vecchie sono sempre le più belle, eccetera, sì, sono abbastanza d'accordo, ma la direzione artistica che si è sempre tenuta per Innistrad è favolosa, è una roba che una volta secondo me probabilmente non si poteva fare. Abbiamo i nostri, uscirà l'ultima di settembre, abbiamo i primi spoiler, cioè questi sono tre spoiler di grandissimo livello. Abbiamo l'Infernal Grasp, che è un Terminate, danno finalmente una rimozione per il nero fortissima, ma soprattutto universale, a patto che tu perdi due vite, ma è veramente una rimozione universale. Quindi questa sarà sicuramente una carta che definirà il prossimo standard. Infernal Grasp. Destroy target creature. Più pulito di così non si può. Oppure Play with Fire. È uno shock potenziato, istantaneo, fa due danni dove vogliamo, ma se abbiamo fatto danno a un giocatore facciamo scry 1. Questo è uno shock potenziato. Io preferisco sempre avere un mana 3 danni. Però questa non fa schifo, per nulla. E poi, alla fine, il Champion of the Perished. Ragazzi, queste sono quelle cose che in Magic mi fanno impazzire. Impazzire, ma nel senso buono. Sono quelle art che negli anni, nel tempo, nei set, ritornano, ma con un cambiamento, perché vi fanno capire che il tempo è passato. E oh, c'era il Champion of the Parish, quindi il campione del popolo, una carta bianca 1-1 che prende un segnalino +1/+1 ogni volta che entra un umano, sarà probabilmente morto. E c'è il Champion of the Parish, quindi uno zombie che prende un segnalino +1/+1 per ogni volta che entra uno zombie sul campo di battaglia. Non è da sottovalutare perché i drop a 1 che si pompano sono sempre stati abbastanza rilevanti negli standard e non solo. Ed è una cosa che a me piace tantissimo perché questo non è quello che dicono a volte, hanno finito un po' le idee. Perché questo tipo di cosa che porta avanti il flavor, che porta avanti la lore, porta avanti la storia del piano, è una roba fantastica e c'è sempre stato. Guardate la carta come show and tell e guardate cosa è successo dopo. Vi ricordo che su Innistrad, c'è sulla luna di Innistrad, c'è ancora il buon Emrakul, perché è stato imprigionato sulla luna in Innistrad Shadow. E sarà interessante capire perché a quanto pare il ciclo lunare non è più regolare, c'è sempre molto più notte che giorno, il ciclo del giorno non è più regolare, quindi probabilmente sta risuccedendo qualcosa. Quindi vedremo un po' se ci sarà il nostro amico tentacoloso. Vi ricordo che Emrakul è un avatar tendenzialmente di un'entità ancora più grande, cosmica, multiplanare, e che hanno mente collettiva, quindi si ricorda tutto. Emrakul addirittura sull'Innistrad, il ritorno di Innistrad, cercò di fregare la popolazione facendosi passare come angelo.
Quindi, boh, sarà molto bello capire come entrerà. Se ci pensate, Eldraine è la versione più cartunesca di Innistrad. Innistrad è una versione molto molto più dark di Eldraine. E sarà bello 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 vedere che succederà in questo piano. Un'altra carta spoilerata, quindi il ritorno di una meccanica da molti amata barra odiata, Join the Dance. A costo 2 facciamo due segnalini 1-1 umani, ma con flashback, quindi lo possiamo rifare dal cimitero a patto che la esiliamo dopo. È una mini Lingering of Souls, molto meno forte, ma questo tipo di carta, se fosse costato un po' meno, il flashback sarebbe stato molto giocato, e non solo in standard. Dopo, a novembre, uscirà Innistrad Crimson Vow, alla versione molto più... Dopo la frenesia dei lupi mannari e i zombie, sarà un set dedicato ai vampiri. Io personalmente ho sempre preferito la lore che c'è dietro i vampiri, perché tendenzialmente non sono mai creature stupide. Anzi, sono creature molto molto intelligenti, calcolatrici, che cercano di non farsi gamare. Vi invito comunque, oggi faccio Cino Biondo per la cultura. Vi invito a leggere il libro di Dracula di Bram Stoker. È il primo Dracula, il primo vero Dracula. Ed è veramente quello che ha influenzato tutti i Dracula che sono venuti dopo, come storia dei vampiri. Vi invito veramente a leggerlo, non è manco troppo lungo. Fate questo sforzo se avete voglia, chiaramente, non, nessuno vi obbliga. Altra novità, Innistrad Sneak Peek, ok. Magic 2021 Showcase. Farò un video dove probabilmente farò, diciamo, un toto scommesse su cosa potranno dire e cosa non potranno dire. Purtroppo questa è una notizia importante, perché ve lo dirò in quel video lì. Commander Party, questo è molto interessante. In pratica, per celebrare l'uscita di questo Innistrad Midnight Hunt, ogni VPN premium attorno a noi avrà un evento per celebrarlo. Quindi sarà interessante capire cosa vorranno fare, cosa non vorranno fare. Probabilmente daranno delle promo uniche. Magari potranno dare anche il vecchio tappetino che davano al campione del Game Day. Quindi, boh, interessante. Vi piacerà vedere cosa succederà, cosa non succederà. Le informazioni: la pre-release sarà dal 17 al 23 di settembre, mentre la release sarà il 24 settembre. Quindi, come al solito, su Arena e su Magic Online uscirà già il 16 settembre. Se avete Magic Online, quando esce il set nuovo, vendete le chest, perché di solito stanno a prezzi molto alti. Wow, cioè, tutti questi spoiler, ogni mese abbiamo gli spoiler, bellissimo. E poi, guardate che belli questi prodotti. È molto interessante capire perché c'è questo cambio di stile fra Draft Booster, Set Booster con i Collector Booster, perché è un cambiamento importante di stile. E capire anche chi è questo personaggio qua. Ma che bello, con il lupo. Magari c'è anche il ritorno di Huntmaster, eh? Probabilmente è Huntmaster questo. Questa non so chi è. Eccole qua. Trinskaya Defile. Questo tipo di carte che vincono in maniera alternativa, tenetele sempre d'occhio, perché poi la gente ci fa le porcherie attorno. Quindi, mai da sottovalutare questo tipo di carta. Bellina, 1-3. Non abbiamo il massimo delle carte da tenere in mano. Se all'inizio del nostro mantenimento noi abbiamo esattamente 13 carte in mano, vinciamo la partita. A costo 4, peschiamo una carta. È addirittura giocabile anche standalone.
se ci pensate. Forse in Commander è una carta veramente, veramente troppo forte. Non lo conosco così bene. Ditemelo voi, commanderisti. Le nuove flavor delle terre base. E vi faccio vedere anche le terre base che usciranno in questo set. Saranno bellissime. Cioè, raga, ma di cosa stiamo parlando? Questo flavor è incredibile. Incredibile. Tutte nere, con questo stile anche un po' metallizzato, full art, con solo il contornino così. Per me, che sono una persona a cui piace il minimal, sono favolose, favolose. Ditemi la vostra se vi piacciono o non vi piacciono. Mi piace anche perché sono delle terre uniche. Quindi non è la solita full art. È una full art diversa. Ed è questo. Ed è così che devono fare. Perché avevamo preso un andazzo del fare le full art ogni, non dico ogni set, ma rendendole meno importanti rispetto alle prime che fecero. Invece farle un po' diverse, uniche, con un modo unico che vi riconoscete subito che è di quel set lì, bello. Ottima idea, ottima direzione artistica come al solito, perché da Innistad mi aspetto solo questo. Per esempio, io le terre che gioco io, nei mazzi che gioco io, di solito sono quelle di Teros, quindi quelle full art, con solo il simbolino in mezzo, che sembrano le terre dei Pokémon, l'energia dei Pokémon. So che a molti non piacciono, ma per me, che sono uno fissato con il design minimal, quelle lì sono quelle che a me piacciono di più. Queste potrebbero scalzare. Non, forse ci avrà un problema in real di vediamo quanto è prevalente gli altri colori, quanto saranno vivaci, perché probabilmente in real potrebbe esserci quel problema che non si capisce molto bene. E a me piace quella roba lì che tu butti giù e io, guardando già l'immagine, riesco a capire cosa fa la carta. Quindi l'unicità, ed è questa la bellezza di Magic, eh? Quindi per ora, clap clap, easy clap per le terre base così, full art, nere. Bene, andiamo avanti, Crimson Vov, wow, mi piace questo, cioè, per Crimson Vov e anche per Innistrad hanno anche questo stile fumettistico occidentale, bello, unico, anche questo, guardate che bello il simbolino, e guardate che, cioè, qua c'è il lupo, e qua c'è il simbolo del vampiro, del pipistrello. Uscirà il 12-18 novembre in pre-release e il 19 novembre come release. Quindi hanno anticipato di solito il set di febbraio. Si capirà se l'anno prossimo come vorranno accroppare le cose. Soprattutto perché questo dovrebbe essere un set che doveva nascere come set doppio. E probabilmente uno era l'estensione dell'altro all'inizio. Invece erano fatti proprio due separati per guadagnare due volte. Probabilmente sapete anche cosa? Che quest'anno mi sa che su 5 set standard. Magari ho detto una scastroneria. Però probabilmente è così. E guardate che bello il tema del Collector Booster. E guardate il nostro super chaddone. Il nostro... il Chad dei Chad, ovvero Sorin, che fa vieni che te magno. Quindi raga, Innistrad Midnight Hunt uscirà fra poco, bellissimo anche il simbolino col lupo, molto, forse un po' troppo simile a quello di Forgotten Realms, ma tra l'altro ci saranno anche due Commander deck nuovi. Io spero veramente che questi set spacchino. Non so se avranno carte sbroccate. Ah, prima di parlare di carte sbroccate e carte non sbroccate, vi faccio vedere lo spoiler di Vren and Seven. Vren è un Planeswalker druido che deve entrare in simbiosi con un Treefolk, un Ent. Quindi lei ha bisogno proprio di avere un albero per sopravvivere. E probabilmente è il viaggio planare che fa, ogni volta deve abbandonare l'albero precedente per attaccarsi, diciamo, come un parassita all'albero successivo. Guardate che bello anche il flavor della carta Borderless.
con in mano la zucca di Halloween, che noi interpretiamo come zucca di Halloween. È figo anche proprio la carta. È un Planeswalker a costo 5, quindi è molto pesante, monocolore. Potrebbe addirittura essere la nuova Nissa, perché col meno 3 facciamo un Trifolk che ha forza e costituzione pari al numero delle terre che abbiamo in campo. Ed è favoloso, perché vuol dire che questo Planeswalker si autodifende con una creatura anche abbastanza forte. E quindi di solito i Planeswalker che si autodifendono sono tendenzialmente sempre sempre forti, sempre sempre giocabili. E niente, più uno ha anche un altro effetto fortissimo, perché guardiamo il primo e quarto card del nostro Grimorio e mettiamo tutte le terre in mano. Ma con lo 0 mettiamo tutte le terre che abbiamo in mano sul campo di battaglia. Molto molto figo. Da capire a che velocità entrerà in campo, perché questo ne determinerà la giocabilità. E con meno 8 facciamo ritornare tutti i permanenti dal nostro cimitero alla nostra mano, e non abbiamo più un massimo delle carte da tenere in mano. I Vren sono sempre state Planeswalker potentissimi. Adesso si è evoluto, è diventato Vren 7. Quindi sarà probabilmente il settimo albero che è andato a infettare. Questa è una carta veramente interessante. Probabilmente la mitica del set? Può essere di sì, può essere di no. Ho letto alcuni che dicono subito instant ban. No, ragazzi, non parliamo sempre di ban. Vediamola, giochiamola. Vediamo se esiste un counterplay. E se vediamo se quando la gente ha i counterplay vince ancora o no. È quello che ne determina la forza. Non no, banniamola a prescindere. Un attimo, facciamola uscire. È molto interessante anche vederla in Modern, in quanto il mazzo amuleto tendenzialmente riesce a rampare abbastanza veloce per fare cose a costo 5 o costo 6. E il fatto di poter vedere terre e buttare le terre sul campo è una cosa molto interessante anche in Modern. In Legacy c'è sempre il rischio che arrivi troppo... Beh, anche in Legacy Lens potrebbe essere molto interessante, in quanto comunque ha un meno 3 che è molto importante. E vi ricordo che con Amuleto in Modern si stappano le terre quando le butti in campo tappate, quindi attenzione, attenzione. E niente, raga, questo era il tutto per Innistrad Mitten Hunt. Mi spiace perché non arrivo più on time, ma avendo cambiato lavoro, essendomi trasferito, faccio un po' più fatica ad essere sul pezzo su alcune cose, come queste che richiedono un supporto visivo per le notizie di ban e mica ban, video in macchina per forza. E non so, vabbè, mi spiace un po' essere un po' meno professionale del solito in realtà. Verso fine agosto, settembre, probabilmente, se rimango un po' di più a Verona, ma non penso così tanto, perché penso di voler tornare a casa sempre il weekend, probabilmente giocherò anche lì un po', a Verona, zona Brescia. Mi sta piacendo il nuovo lavoro, per chi me l'ha chiesto. Mi sta piacendo molto Verona, perché non c'ero mai stato in centro ed è favoloso, è super curato, sembra una bomboniera, perché è veramente super curato e non me lo aspettavo. E niente, questo sarà un set importante. Ho già visto, secondo me, almeno con l'indirizzamento che c'è adesso degli Horizon set, che non dovrebbero esserci carte troppo sbroccate stand alone, se non questo tipo di carta. Quindi si spera che i set siano con dei power level un po' più bassi, forse, per lo standard. Mi aspetto questo, e poi vediamo. E poi si vedrà. Quello che succederà si vedrà. Spero che sia così l'indirizzamento. Sui set standard facciamo carte forti, ma non troppo. Negli Horizon set facciamo lo sbrocco. E va bene. Fa parte della sperimentazione. Quindi, detto ciò, spero che il video vi sia piaciuto. Mi spiace, ripeto, ancora essere arrivato un giorno in ritardo rispetto agli altri creator, ma vi voglio bene. Ciao!
Alt, fermi tutti, mi sono dimenticato di parlare di Consider. Questo catrip è sbroccato, ragazzi. È sbroccato. È un opt più forte che fa interazione col cimitero. È una carta sbroccata. Sembra che cambia poco da opt e che opt è sempre rimasto nei nostri cuori. Ma il fatto di poter interagire col cimitero, ragazzi, tenetelo d'occhio, è una roba fortissima. Ed è stra sottovalutato all'inizio, ma poi quando ci saranno più meccaniche per il cimitero, sarà uno di quegli enabler che rischiano di essere degli enabler molto importanti. Quindi, raga, questa è fortissimo, è un cantrip fortissimo. E inoltre poi in storia con tutte le robe con delirio, questo aiuta. Ciao ragazzi, scusate, l'ultima nota.